Salve a tutti ragazzi, qui è Joseph Gamer e benvenuti in questo nuovo video qui su Bloodborne. Nell'ultimo video abbiamo eliminato un boss davvero molto cazzuto e pensate che era anche il primo del gioco. Ora quindi cercheremo di sconfiggerne un altro e sarà un'impresa ancora più grande di quella precedente. Che tra l'altro io ora sto procedendo ma non ricordo per nulla la strada. Cos'è? I Power Rangers, così tutti insieme che arrivano. Beccatevi il mio solito attacco che vi stenderà tutti. Guardate ragazzi, li abbiamo devastati. E poi c'è l'ultimo poverino con lo scudo. E poi arrivano palle infuocate, ottimo. Eccola qui, così che sfila a lungo questo ponte, molto bene. Ah, ecco chi l'ha lanciata. Ciao amico mio, come ti va? Oh, subito aggressivo lui. Ehi, aspetta un attimo, però adesso sei morto, Bam, oh cazzo, è ancora vivo. Ora devi morire. È ancora vivo, ma cos'è, immortale? Ma beccati st'attacco, ecco qui. Ho recuperato anche un po' di vita. E ora è la tua fine, amico mio. Ecco qua, l'abbiamo scaraventato via. Poi questi mi danno di continuo queste fiale, ma com'è possibile? Non ricordo per nulla dove diavolo sia il boss, Sono proprio sincero con voi. Devo eliminare subito questo, ok. E poi vediamo un po' se riesco ad eliminare anche questo qui. Bam! Ma bam per me! Guardate che cavolo mi ha combinato, via! Mamma mia ragazzi, questo è cazzutissimo, Beccati sto colpo. Bam! Ecco qua, ora è morto. Sempre scale, oh, qua ce ne sono ovunque. Ragazzi, il boss dovrebbe essere qui. Ed ecco qua che ci siamo, È una persona quella. Eppure mio fratello mi aveva detto che qua c'era un boss. Spero non mi abbia preso per il culo, perché dovendoci fare un video è una cosa importante per me. Oh porca miseria, mi sa che questo è un boss per davvero. Wow. Sono senza parole. Questo ci spacca il culo. Bestie dappertutto. Presto o tardi anche tu diventerai come loro. Ma allora è una persona. Mi sa di no. Mamma mia, quanto cazzo è brutto. Padre Gascoigne? Oh, ma questo è un cacciatore. E perché si incazza con me? Oh, no, vacci piano, amico. Cerchiamo, ma anche le mie stesse armi, tra l'altro, Notate un po'. Oh, l'ho beccato, però lui ha beccato me, quindi devo cercare di fare un po' più d'attenzione. Vieni qua, sciocco. Allora, devo devastarti. Bam! Oh! Lo abbiamo ferito in modo tale che lui non potesse riattaccarmi, Aspetta. Allora provo a fare così. Beccalo! Oh, un bel po' di colpi, Fa male, amico mio. Quindi, ragazzi... Oh! Questo mi spara! No, ragazzi, allora, qua non si scherza, Questo mi spara e potrebbe crearmi problemi la cosa. Via da qui e ora colpisci. Poi si mette la statua davanti alla mia fottutissima telecamera. Stiamo facendo il giro tondo intorno a questa struttura. È una cosa un po' vigliacca, lo ammetto. Però è un modo per salvarmi. Vieni qui, sciocco. No, non venire qui, stavo scherzando. Questi se la prendono subito, Porca fottuta miseria, mi sono incastrato. Allora, mettiamo anche noi questa. Spostati. Ha fatto la nostra stessa mossa, quella che volevo fare io. Ma ora tocca a me, caro mio, mi dispiace. Beccati un altro colpo mentre ti rialzi. Mamma mia, non mi ha colpito, che culo. Sei mio. No, sono tuo. Stavo scherzando. Cioè, non si può scherzare qua. Questo è davvero forte. Mi sa che come cacciatore era davvero cazzutissimo, No, via da qui. Subito qualcosa per curarmi, Che sono messo male. Colpisci, bro. Mannaggia, no, stavo scherzando. Cioè, colpisci intendevo per avvicinarti. Non è che dovevi colpirmi per davvero. Ora tocca a me. Ci siamo colpiti a vicenda come due stupidi. Solo che lui ha la vita molto più alta della mia. Mettiamoci subito qualcosa per curarci e poi mi allontano, Questo mi sa che non è uno stolto. Via da qua e poi tocca a me. Cavolo, c'è... Che cosa sono, lapidi? Sì, questo è un cimitero, quindi, scusa. Allora, beccati sto colpo e ci allontaniamo, Cos'è? Mamma mia, che brutta storia questa. Colpisci? Via. Mamma mia, ragazzi, questo ci fa male. No, ne sono sicurissimo che questo ci devasta. No, ragazzi, via da qua. Padre Gascoigne qua mi vuole spaccare il culo e mi sa che ci riuscirà. Colpisci una volta e poi andiamo via. Guardate quanto cavolo è aggressivo. Non ha un minuto di pace, Ma è diventato davvero una bestia enorme. Aspetta, via da qua. Mamma mia ragazzi, come attacca. Colpisci, no. Questo mi distrugge. E sono sicuro che questo mi distrugge. Devo assolutamente allontanarmi da qui. Devo mettere le cure e poi mi devo allontanare. Vieni qui, storto. Attacca adesso, ci provi? Sì che ci provi, non te lo fai ripetere due volte,
Oh, mi ha dato un calcio in pieno petto, che è? Colpisci, sì. Mi è tornata anche un po' di vita, ottimo. Ora ti becchi questo attacco. Mamma mia, gli abbiamo fatto molto male, attenzione. Via da qui, questo mi devasta. Mi sa che sei incazzato. Colpisci ora. Bene, bene, via da qui. No, ma perché ha attaccato tutte ste volte? Mannaggia, oh, sono finito ormai. Sono morto? Mi sa di sì. Ragazzi, lo scontro qui riprende. L'ho messo di nuovo in difficoltà. Fino a questo punto si è ritrasformato. E ora devo provare ad attaccarlo. L'ho messo giù. Oh, mi ha messo giù. Ok, siamo pari, scusa. Mamma mia, mi sono scansato giusto in tempo. Devo cercare sempre di mettermi dietro questa struttura per attaccarlo. Porca miseria, via da qui. Ora devo provare ad attaccare. No, 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 cos'è? Cosa ho preso? Devo girare sempre qua attorno. Il giro giro tondo devo fare qua. Via, via. Ha preso, questo mi prende, eh. No, no, devo allontanarmi subito. Nel frattempo credo che ormai lui sia quasi in fin di vita. Mi basta giusto un attacco? Sì, mi basta giusto un attacco. Preda uccisa. Caro mio, mi dispiace, ma è finita per te. Padre Gascogne, chiave della tomba di Oedon? Oedon? Come diavolo chiamarlo? Non lo so. Comunque abbiamo ottenuto anche un bel po' di anime, davvero ottimo. Che c'è qua a terra? Ricorda Gemma del Sangue? E dov'è, scusa? Più che altro qui c'è la lanterna e non so per quale motivo non l'ho vista, ma what the fuck, cos'è che non va in me? Comunque, se salissi qui le scale, dove diavolo arriverei? Ma non dirmi che è uno shortcut? Hai aperto il cancello con chiave della tomba di Oedon. Quindi mi sa, ragazzi, che ora il mondo si ricollega a un percorso che abbiamo già fatto. E in verità no, perché questo luogo non me lo ricordo per nulla. Guardate come sale questa scala, non so perché si muove in questo modo. E dov'è che siamo arrivati? Cos'è, una casa questa? Oh, aspetta, c'è uno scrigno, ma sul serio? Oh, finalmente gli scrigni. Vediamo un po', quindi attrezzo dell'officina per gemme del sangue. Non ho capito di che si tratta. E poi c'è una porta qui. Aspetta, parte una cutscene, che ci sia un altro boss dietro. Cioè, mi sembra incredibile perché ne abbiamo appena sconfitto uno e non credo che il gioco sia davvero così cattivo da farcene combattere un altro. Molto strano, eh? È una cattedrale? Cos'è questo? È un boss. Siamo fottuti. Vediamo un po'. Oh, si muove quello a destra! Una campana. Direi, ragazzi, che siamo messi male qua. Cathedral World. Non l'hanno tradotto? Molto strano, eh? Vediamo un po' cosa c'è qui. Oh, roba da distruggere. Qui c'è la lanterna, ovviamente, da accendere. Quindi possiamo ritornare qui quando vogliamo. E qui in giro dovrebbe forse esserci qualcosa. Che tra l'altro, infatti, c'era sto coso. Ma non è un mostro, no? Vediamo. Parla? Mm? Oh, devi essere un cacciatore. Scusa, l'incenso deve aver celato il tuo odore. Bene, bene. Aspettavo qualcuno della tua stirpe. A causa della caccia tutti stanno chiusi in casa, aspettando che finisca. Come è sempre stato, sai? Si è sempre conclusa. Ma non finirà bene, non stavolta. Anche alcuni di quelli che si nascondono stanno cambiando. Le urla delle donne, l'odore pesante del sangue, il ringhio delle belve, sono tutte cose troppo comuni ora. Yharnam è finita, credimi. Però, se trovi qualcuno che è ancora in sé, parlagli di questa cappella di Oedon. Qui saranno al sicuro. L'incenso tiene lontane le belve. Diffondi la voce. Digli di venire qui. E se non ti dispiace... Ok, sto coso è assolutamente inquietante, anche perché sembra molto vecchio eppure ha una voce giovane. Quindi a quanto pare, ragazzi, se ci sono delle persone ancora in vita in questo periodo della caccia, dovremmo farle arrivare qui. Io, ragazzuoli, spero che questo video vi sia piaciuto, per cui vi ricordo di lasciare un bel mi piace, cerchiamo di superare i 1000 mi piace magari per un prossimo episodio, e vi ricordo anche di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Quindi, ragazzi, alla prossima, ciao!